utilizzato in preparazione alla Pasqua. È una cosa molto suggestiva e molto bella per iniziare la settimana santa con la musica che per eccellenza va anche a sentire della spiritualità, nel vero senso della parola. Però prima di presentarvi il concetto che avete letto anche dal manifesto del biglietto, ecco, facciamo un'inaugurazione di questo quadro di Matteo Balestrieri, Grazie.
accesso alla mediazione, alla mediazione, prima che finisce sulla croce di San Stessa Paola, voglio che sia stato dato del tanto del tempo. Però c'è una grande luce dietro alla croce che chiaramente per la luce del senso speranza, proprio l'orizzonte. Grazie di tutto, grazie per Padre, Figlio.
Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Benediciamo Signore Dio. Ecco, vi ricordo, prego, prego, comandante. Vi ricordo che di fronte al quadro ci sono altri che testimoniano l'attività di Matteo Balestre, quindi che chi volesse sapere di più dell'artista può prendere questi deprianti. Ecco, il quadro è stato esposto già l'anno scorso qui nella nostra neve, ma ora grazie all'artista abbiamo trovato questa installazione veramente, ecco, funzionale, perché avevamo sempre paura che qualcuno lo buttasse a terra, insomma non si sa mai, invece così ora rimane in qualche modo solido. Ecco, poi in fondo alla chiesa trovate anche un libro, diciamo, delle poesie sulla Pasqua, sono gli auguri che scrivo io, ovviamente perché appunto ho questa passione per la poesia. Ecco, scrivo il nome della comunità e che poi mandiamo a tutti i nostri amici e che abbiamo raccolto insieme in un volume, perché ce l'avevo visto tante persone, perché bisogna conservare i biglietti, era un grosso piacere, però ho fatto un volume. Ecco, quindi anche questa è l'occasione, evidentemente, di questo libro. Adesso, veramente, siamo arrivati al momento del nostro concerto, attraverso appunto l'esecuzione. Per noi è una cosa bella perché non è così facile trovare degli artisti che facciano questa matematica di Bergoletto, e quindi noi siamo stati veramente fortunati. Quindi io devo veramente ringraziare la soprano Laura Andreini, la mezzo soprano Clarissa Totti e Daniele Dodi, organista, tutti e tre musicisti che eseguiranno appunto questa matematica di Bergoletto, per aver accettato di fare questo concerto nella nostra chiesa, perché ci sembra un evento veramente molto suggestivo proprio all'inizio della Settimana Santa. Ecco, lo Stabat Mater, lo Stabat Mater è una sequenza, cioè vale a dire un inno che la liturgia noi eseguiamo dopo l'inizio della messa tra una lettura e l'altra. E nel XIII secolo il testo probabilmente è stato composto dal grande poeta francescano Jacopo da Todi. Ecco, si tratta di una meditazione sulla sofferenza della Vergine ai piedi della croce, sviluppando molto una devozione non soltanto medievale, ma che poi raggiungerà il suo culmine proprio nel XV secolo. Però poi c'è stato un periodo di interruzione, per cui la sequenza dello Stabat Mater è stata tolta, ma poi verso la prima metà del Settecento è stato rimesso nuovamente al posto che gli compete, come appunto segno di devozione verso Maria, che è appunto la madre di Gesù, che ha vissuto questo grande immenso dolore della morte del figlio, anche se poi c'è stata la, diciamo così, la risurrezione. Ecco, Bergoletti è un grande artista della scuola napoletana, purtroppo morto a 26 anni, quindi per noi è una grande perdita, perché effettivamente noi abbiamo delle musiche di Bergoletti che ancora oggi ci incantano per la freschezza, soprattutto dell'ispirazione melodica, tipicamente appunto anche meridionale. Nella scuola napoletana c'erano stati dei grandi artisti come Domenico e Alessandro Scarlatti, ma ecco, Bergoletti li vince completamente per questa sua vena un po' malinconica, ma molto molto che penetra proprio veramente dentro il nostro cuore, come sentiremo da questo Stabat Mater, che è un'opera celeberrima, un'opera molto conosciuta. Ecco, appunto, siccome era stato commissionato qualche tempo, qualche mese prima della morte, perché appunto c'era una compagnia dedicata ai Santi Dolori della Santa Vergine a Napoli e volevano uno Stabat Mater. Il primo l'aveva composto proprio Alessandro Scarlatti. Pensate a questo giovane musicista di 26 anni, il quale evidentemente invece deve cimentarsi con un grande artista, un grande musicista come Alessandro Scarlatti. Beh,
ci farà sentire ancora una volta la bellezza di questo stato umano del Gregoriano. Thank you.
posizione veramente